Forza, su! Diamoci una mossa, tesoro! Dove sei? Eh, cara, bevi quel coso e sbrigati perché... Dobbiamo darci da fare, come dire... Avanti, avanti! Si festeggia, ragazzi, si festeggia! Ma questa è in bici, scusi, ma chi ciuffo è lei? Mi perdo... Abbiamo inserito anche la tizia qua. La tizia sconosciuta, senza nome. Perché sappiamo solo che è un'anziana, ragazzi. <ride> non sappiamo chi sia. Lui nemmeno la conosce. Tra... No, è sempre lei, scusate. Lui la conosci? La conosce, ma non sa il nome. Quindi stiamo sempre da capo. Vabbè. Forza, festeggiamo. Foto, ricordo, ragazzi. Compresa la bici. Perché... Io non so voi, ragazzi. Ma le bici mi tormentano, vi giuro. Cioè, è un continuo. Come tutte le cose simmiche, secondo me eh, introducono delle cose carine, però poi non sanno oggettivamente gestirle. Perché vi pare normale che in casa questi devono entrare con la bici? Vabbè. Forza! Facciamo questo conto alla rovescia e tanti saluti. Poi vorrei farvi un po' ballare, farvi divertire. Insomma, dai, la notte è giovane. Cara, ma tu l'hai bevuta, il coso là del sonno? No, bevi, bevi, tesoro! Oh, fatemeli vedere! Ma perché vi abbracciate e basta? Un bel bacino ci doveva stare qua! Tesoro! E così questa era una delle vostre feste. Auguri! E lui, grazie tesoro! Auguri anche a te! Vedrai che sarà un anno nuovo migliore! E lei, beh sì. Avremo altri esseri umani in casa? Eh, che gioia! Forza! Oh, presentala, presentala piuttosto. Vedi tesoro, è un'occasione anche per conoscere persone nuove. Presentati! Basta con la TV, però. Anzi, sai cosa potremmo fare? Piuttosto che presentarti tu, lascia fare, tesoro mio. Tu bevi quel coso. Potrebbe essere Kiro a presentarti Però prima davvero bevi sto coso Perché non ce la fai più Allora, Kiro intrattiene la folla La nostra, sì Ai ai, ai ragazzi C'è cioè Deidre di nuovo, ti prego non mandarmi per aria Casa Te lo chiedo per cortesia Deidre Per favore, la nostra deve anche preparare Una torta invernale La famosissima torta invernale ragazzi Forza oh, Guarda Eccola lì, stai cucinando? Eh vabbè, Deidre ragazzi, quando c'è lei si cucina Cosa stai preparando, Deidre? Ma potevi dirlo che volevi che ti invitassimo, no? Fish and chips, ok La nostra si preoccupa, ragazzi, di non... Um, che il figlio non venga nutrito a sufficienza, probabilmente, non so Comunque, direi che, secondo me, dovresti... Uh, dov'è, dov'è, dov'è... Dovresti dare la lieta novella anche a Deidre. Perché, insomma, no, ragazzi. Eh, dov'è? Ma dov'è? Non vedo. Vabbè, puoi fare invito a sentire il neonato, possiamo dirglielo così, oggettivamente. Mi sarebbe piaciuto dirglielo di più in un altro modo. Però condividi, condividi, condividi e eh, non c'è. Vabbè dai facciamole Dopo le faremo sentire il neonato Prima però Il nostro è qui che insomma Conosce tutti fa, Io non lo so parla anche con la signora Ma condividi lo spirito di capodanno Cerca un attimino di Fai una presentazione garbata Cerca di intrattenerti anche con gli amici eh, Magari non so Facciamo ehm, Chiediti della giornata Insomma cerchiamo un pochino di dai, vi siete ripresi abbastanza ragazzi, su. Guardate che bella panciona, mamma mia ragazzi, sono emozionata. E dobbiamo assolutamente assistere al parto ragazzi, in questa... Uh, in questa parte diciamo dobbiamo assolutamente assistere al parto ragazzi, perché io non vedo l'ora. Comunque cara, se ti sbrighi finisci di preparare questa torta... Eh, ecco, lei riprende altro per cucinare. Tesoro, tiri fuori il mondo. Ti prego, smettila. Prepara quello che vuoi, ma ti prego, eh, niente, e lei giustamente si ferma perché dice: È qua, non posso cucinare. C'è tua madre. Va bene, ok. Senti, fai una cosa, con loro chiacchieri dopo, perché io volevo fare la famosa foto, ragazzi. Per tenermela come ricordo, quindi dov'è la macchina fotografica? Ce l'hai ancora tu, cara? Sì, la diamo a Kiro. E Kiro farà una bella foto ricordo. Quindi scatta una foto di: della nostra Erixia. Vai. Ok, sarà Kiro a dire a sua madre. Uh, delle condizioni sebbene voglio dire se ne sarà accorta ragazzi per ovvie ragioni ma dovrà informare sua madre delle nuove condizioni di Rixia perché l'ultima volta che è stata qui eh, ragazzi la nostra non era ancora in dolce attesa oh. mamma sei passata di nuovo <ride> che gioia l'ultima volta hai rotto proprio non ti dico cosa ma hai rotto parecchie cosine ehm, e secondo me ora lui farà così Uh, farà farà una conversazione personale profonda perché dirà mamma guarda devo dirti una cosa importantissima vedi non ci vuole una scienza per capire che quando due persone si amano insomma no uh, il passo seguente si è quasi scontato e lei vi siete sposati no mamma non ancora ma beh che cosa stai aspettando muoviti mamma Eric è incinta ma quella l'avevo capito, mica sono cieca. Eh beh, hai ragione tesoro. Dimmi la verità, ma anche tu vedo... Hai preso peso, eh? Beh... Sono stato molto a letto in questo periodo, certo, come no. E oh, la torta è pronta, bravissima tesoro. Accendiamo anche un po' di musica, perché voglio dire assolutamente sì. Quindi accendi. Vestiva invernale, facciamo sempre ragazzi. Regoliamo il volume al minimo. Ok, perfetto. Abbiamo regolato il volume al minimo. E la nostra adesso prende una porzione insieme. E anche Kiro, ragazzi. Perché direi che è meglio non scendere sempre al di sotto. Notare la pancia anche di Kiro, ragazzi: è cresciuta. Oh mamma santa. Prima ho fatto loro una foto, ragazzi. ecco tipo guardate qua. Questa è una di quelle foto che mi diverto tantissimo a farli perché. Cioè, loro stanno così. Oggettivamente. Noi mettiamo così. Ora, peccato che c'è la tizia rompiballe di mezzo. Cioè, voglio dire, ragazzi. Ora, a parte il plumbob, ma. <ride> Pancia a confronto, praticamente. È una cosa. È. è è strepitosa questa cosa qua ragazzi, veramente fantastica, comunque va bene, già lasciando le pance, direi che è il caso veramente di mangiare qualcosa, perché sì, lo è, quindi cara mia, dicevo, presentati, perché insomma tu fai una presentazione amichevole, cerca di presentarti un po' con le persone che non conosci, in particolar modo magari con lei, che che diceva scusami tanto provoca sulla superiorità dell'università. No, lei non ce la vedo a fare queste cose proprio per niente, ragazzi, in realtà. Che c'è? Eh, lo so, lo so, tesoro, perché ripensate. Sì, sapete, i giorni di festa sono sempre molto mh, delicati comunque, no? Ed anche tu potresti, appunto, fare una presentazione non puoi più farla la presentazione garbata. Eh, mi raccomando, eh, perché lui ci tiene, ragazzi, garbatissimo. Uh, right, Ovviamente yeah. garbatissimo. Mm. So, so. Io immagino che gli altri non possano, tipo, vederla, Deidre ragazzi. Nella mia fantasia, eh, diciamo che possono vederla soltanto loro. Perché è un fantasma, diciamo, fra virgolette, di famiglia. Faceva parte della loro famiglia, E quindi sì. E poi dovresti assolutamente invitare a sentire il neonato Perché è giusto così È veramente giusto così Vediamo se è cambiato un po' Aumento di peso bizzarro Chi lo ha messo su alcuni chili? Di sicuro è solo una fase Certo Come no? È proprio solo una fase tesoro mm. Proprio, Certo hai ragione tu eh, Come? Vabbè ragazzi lasciamo perdere Bevi anche qualcosa e anche tu cara prenditi una bevanda Mamma mia, tutti e due in bagno Ti prego, fai sentire la pancia poi anche a lei Perché c'è Daedra qui, ne volevo approfittare ragazzi E che si metta a cucinare Daedra Ti prego Ma vedi che tuo figlio ha del cibo, non devi preoccuparti Che vi devo dire ragazzi, che vi devo dire, non ho più parole non ho più parole Cibo sprecato qui, vabbè, un delirio Però devo dire che è una festicciola piacevole I nostri stanno trascorrendo del bel tempo insieme Quindi hai capito? Diventerai nonna E lei, oh, è così emozionante Vuoi sentire il bambino? Eh? Ma certo Oh, mamma mia Sarò una nonna Morta, ma a dettagli, tesoro Una nonna fantasma ma non è che tutti possono vantare una nonna fantasma, eh? Questa è una famiglia molto particolare, ragazzi, oggettivamente. Eh, mamma aliena, ehm, padre astronauta, nonni fantasma. Voglio dire. Eh, cioè, vogliamo. Oh mamma santa, ti prego, quando fai questi rumori mi, mi inquieti, ti giuro. Cerca di. Stare tranquillo, caro, ti prego. Ma quale offri una rosa? Ma per cortesia, ma per cortesia. Cerchiamo di conoscerla piuttosto. Uh, 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 racconta una storia di gruppo. Fermi tutti. Secondo me, Kiro la racconta. Una storia di fantasmi su impronte digitali che scompaiono. Proprio perché, appunto, ragazzi, è. Eh, vedete, non si sa come si chiama questa tizia. È buggata in qualche modo, non lo so. Quindi forza però lei deve andare in bagno Quindi scusami ma non si unirà alla tua, alla tua storia In questo momento tesoro Perché Sai com'è Il bagno chiama Corri Tu come stai messo col bagno eh Guarda che tra poco toccherà anche a te Quindi basta bere Ti prego Perché non è proprio il caso In questo momento Tesoro vattene in bagno Non vorrai fartela addosso vero Ti prego vai Tesoro e eh, ma vai in bagno, chi se ne frega di lui, corri Correre magari no, perché capisco che sia difficoltoso Però battere in bagno Patata, eh Notare Deidre che è sempre la solita Balla e si diverte ragazzi, ok Oh, l'ha fatta ragazzi, appena in tempo, meno male Dai che poi vi date il, il cambio Perché voglio dire, sicuro E ti prego, mangia Uh, una volta c'era un fantasma Era di colore blu come la sciarpetta di Alonso. Ma la mia è azzurra. Dettagli. Oh mio dio, c'è un fantasma. No, signora, non mi infarti qui perché non c'è effettivamente. Cioè, c'è, ma voi non lo vedete. Ed era un fantasma arrabbiatissimo, terribile. Anche gli altri fantasmi erano terrorizzati da lei. Oh, lei, sì, era una donna. Una donna che amava ballare. La regina del terrore che ha fuso anche lo stereo qua. Dai, sostituiamo, perché ora c'è la festa, insomma, ci serve la musica. Addirittura i ragni le stavano lontani. Ma un giorno un cavaliere nero decise che era arrivato il momento di affrontare questo fantasma terribile per conquistare il suo territorio. Ovviamente... Alla regina dei fantasmi la cosa non andò a genio e lui e lei oh, sta raccontando di nuovo questa storia. Chiacchiera con Dedre per passare il tempo e quindi lo affrontò, lo intrappolò all'interno del suo corpo budinoso e lo fece uscire fuori budinoso perché se è budinosa Dedre non lo sapevo e lo fece uscire fuori in versione zombie. Da quel momento in poi il cavaliere nero vagava. E vagava come uno zombie alla ricerca di cervello lei. Vedo che qua l'aria non è cambiata, eh. Tira sempre la stessa aria, sempre queste storie assurde. E eh, lo sai com'è fatto? Wow! Però la storia è piaciuta a tutti, ragazzi. Kiro è l'anima della festa. Non lo sa nemmeno lui di esserlo, ma lo è. Ma lo è. Quindi fai una cosa, flirta un secondino con. La tua bella, perché magari l'ha vista allontanarsi un secondo, ragazzi, e secondo me si preoccupa del tipo tesoro, tutto bene, vero? Cioè, stai bene? E lei, sì, 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 caro, non preoccuparti. Dopodiché, anche lui, ragazzi, corre in bagno, perché direi che è proprio il caso di andare. Quindi hai flirtato? Bravo, ora va in bagno, però. Va in bagno! Forza, veloce. E direi anche che a breve ragazzi, visto che sono le 6, io concluderei il raduno del club. Più che altro ragazzi perché? Perché ho paura che mi schiatti qualcuno. Così da rovinarmi tipo Alonso o la vecchietta l'innominata. E così da rovinarmi, eh, insomma, magari il parto imminente. Direi che non è proprio il caso. E lui amico mio! aveva ancora problemi con quell'esperimento, quel siero? Eh si, sì, vedi. Ne pago ancora il prezzo, eh, certo, come no. Quindi, Azioni forma un gruppo e nel gruppo appunto inseriamo Alonso. Sono diventati proprio tanto tanto amici e da una parte ragazzi, secondo me a Kiro pesa non poter la pancia, direte voi, no, non poter dire sì anche quella, ma non poter dire la verità al suo miglior amico, perché in questo momento Alonso è il suo miglior amico. Ora, non schiattarmi qui Alonso, ti prego, perché io sto aspettando, attendo veramente con tanta ansia il momento del parto. Se tu schiatti qui mi rovini tutto. Quindi attento a te, caro. E quindi, sì, forza, sedetevi dove vi pare, basta che vi accomodiate. Ecco, tieniti qua il piatto. E lui, non vuoi mangiare niente, ma sai, sono. sono già pieno. Mangio molto, molto poco. Di cosa state parlando? Chiacchiera con Alonso. Ma tu dimmi, come va? Oh. E lui, beh, ah, sai, subisco ancora gli effetti collaterali di quel siero. Quindi scusami tanto, ma devo correre in bagno. Ecco, corri, va, corri in bagno tu che puoi. Vai. Tanto tranquillo che lui, per motivi diversi, ma corre in bagno spesso anche lui. Secondo me, mi auguro, ragazzi, che siano alla fine tutti e due perché Kiro, in particolar modo, è ingestibile è ingestibile, Erixia tiene di più, cioè nel senso anche eh, i bisogni, quelli di Erixia calano più lentamente, invece chilo ragazzi proprio sta sotto a un tram praticamente tutte le tutto il giorno, gran parte della giornata, guardate se non tutto il giorno, gran parte. Forza, mangia tagliolini all'aglio quando ti svegli perché tanto è fame e dormi, fame e dormi. È una cosa inquietantissima. Vediamo un po' la nostra. Mamma mia tesoro. Distrutta, povera donna. Questa praticamente torna in casa e sviene, ragazzi. E dovrebbe anche mangiare. No, tesoro, qualcosa devi mangiare, assolutamente. Svieni, ti riprendi, ma devi mangiarmi qualcosa. Non puoi. Artista affamata! In tutti i sensi, perché sei anche affamata. Uh, è stata promossa artista affamata quando nella tre simale in più allora per un totale di 26. Allora, anche dicevo, del seguente contiambar di 464 simile. Un studio della forma umana. Tesoro, ti prego, corri a mangiare qualcosa veramente. È una gravidanza. Cioè, sono due gravidanze disastrose, terribili proprio. Non ce la possono fare. Oh, sta anche per partorire. Sta anche per partorire, sta anche per. Eccola lì! È iniziato il travaglio. Usa, Usa, usa subito. Usa subito, corri, E lei tesoro. Mi si sono rotte le acque, tesoro. L'acqua in frigo. Tipo, me lo immagino proprio distrutto, ragazzi. Non ce la fa nemmeno ad aprire gli occhi. Tesoro, mi si sono rotte le acque. Eh, lo so. Hai ragione. Sinchino, lei è tipo disperata E lui è Eccomi Che cosa succede? Sto per partorire Stai per partorire? Sì Sto per partorire Come cavolo si chiama quella cosa? Ok 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 Tutti i cubi andranno al loro posto Ma che cosa stai dicendo? Non lo so Non lo so Sono impanicato Eh beh Si capisce tesoro Si capisce davvero Fai una cosa, però, visto che immagino già il crollo, ragazzi. Perché io me lo immagino, purtroppo. Vista la frequenza con cui mi va in bagno ultimamente, ecco. Oh, mamma santa, va in bagno, dai, che poi me la accompagni all'ospedale, ragazzi. È una tragedia qui. È una tragedia. La nostra, forse, partorirà direttamente a casa. Perché se continua così, ragazzi, veramente partorisce a casa. Oh, oh Kiro, sento dolore. Fa oh, male, lui arriva arrivo. Vado in bagno e andiamo. Okay, eccoci qua, ragazzi. I nostri sono arrivati davanti, uh, cioè, sono arrivati in ospedale. La tizia dice: oh, Non so come farò a far partorire questa donna. Se non lo sai tu, tesoro. E Kiro ovviamente, nel panico, la nostra dolorante non ce la fa veramente più. E quindi sì, forza Chiro pensa, ho oh, una fame Mangerei una torta intera No, Chiro, non è il momento, veramente, caro Guarda, non è proprio Ma dai, ma c'è Vladislaus Fatti registrare al banco della reception, tesoro Ma vi pare una cosa? No, non deve registrarsi Sta andando automaticamente Perfetto, vai Vai, vai, tesoro Non ti ferma più nessuno Vai, vai, vai Di corsa Dritta Partorir. Secondo me tra poco, ragazzi No, 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 no Niente feste, guarda Vai qui, perché è proprio il caso di... Ma chi ti sta facendo partorire La tizia? Gli strumenti si muovono da soli. Beh, del resto qui tra fantasmi e cose strane siamo abituati. Forza, Kiro, muoviti, che voglio fare una foto. si ha preso che Eva è medico press Generico presso la clinica della senape. Va bene, ok. <ride> Dottoressa... Andrà tutto bene, vero? Ma certo, so perfettamente quello che faccio. E, caro, io non ci conterei veramente troppo perché la vedo tragica la questione. Quindi, la mia futura moglie è in mani sicure. No, facciamo questa foto però diversamente, Kiro, ok? Quindi è in buone mani, vero? Me lo dica. Mi dica che non le accadrà nulla di male. Lei, ma, si figuri. È un semplice parto. Ed è questo che mi preoccupa. Devo anche andare in bagno a breve. No, caro, non dire così. Panico pregenitoriale, vedi? Panico pregenitoriale, il tuo me la sto facendo sotto, eh, lo so, lo so. Quello è normale, caro. Quello è normale. Oh. Tesoro, stai calmo. Il dolore già fa un pochino meglio, no, non è vero? Ok, va bene. Ma quello è il cuore della mia della mia Rix, no? Si figuri, non era il cuore vero. Era un, un plastico, certo come no. Sto per diventare padre. Sto per diventare padre. Sto per diventare padre. Ok, Kiro, noi l'abbiamo capito, tesoro. Ma non è il, veramente il momento di impanicarsi adesso. Vedrai che andrà tutto a meraviglia. Veramente, giuro. Ed è nata una femminuccia. Oh, allora, ragazzi, questa uh, bambina. Ehm. Uh, Potrebbe essere, dico potrebbe, perché è vero che è nata prima. Però ragazzi, io voglio anche un attimino, voglio pensarci su chi sarà l'erede di questa generazione. Vi dico la verità, potrebbe essere l'erede comunque di... della nuova generazione, ragazzi, quindi della, della generazione numero 4. Vi dico già che, ma sicuramente lo saprete già, l'erede della quarta generazione... È di colore grigio, ha come caratteristica comunque il colore grigio, quindi io ho scelto dei nomi, mi ero preparata dei nomi che avessero eh, il colore grigio, appunto grey, all'interno del nome stesso, quindi il nome che io ho scelto è Gracie, come potete vedere grey scritto in questo caso eh, all'americana. Perché all'americana è scritto con la, ragazzi. Mi sono informata benissimo. Quindi è la femmina, oh, santo cielo! Erix ha appena partorito un maschietto. Sono gemelli. Mi sono anche dimenticata di rinominarli. Perché non è. Oh, santa Peppa. No, no, mi sono dimenticata. Vabbè, uh, vediamo se entrano entrambi. Rainbow Mars, ok. Ok, ragazzi, fermi tutti. Uh, L'avevo preparato, eccolo qua. Grayson è il nome invece del maschio, quindi due gemelli! Oh, patati, oh, ma che patatosi, ma che belli! Ragazzi, devo fare una foto dall'alto, devo farla. Mi rendo conto che questi due episodi sono durati più del normale. E vi chiedo scusa per questo, ragazzi, ma devo farla. Assolutamente sì, eccoli qui, Gracie. Sì, tesoro, ma la pancia non c'è più. Oh, mamma mia. Guardate lui, ragazzi, imbambolatissimo. Non, ce non è sotto shock. Secondo me, Kiro è veramente sotto shock, ragazzi, non se l'aspettava. Fatemela vedere da vicino, fatemela proprio vedere. Questa patatina bellissima, notate ragazzi che è appunto grigia, cioè tipo argentata, entrambi lo sono, bellissimi, bellissimi, quindi ragazzi io direi che con l'immagine meravigliosa della nostra Erixia che stringe la sua piccola Gracie tra le braccia, noi possiamo fermarci qua per questo episodio, voi direte ma non assistiamo al parto di Kiro? Eh ragazzi... Chi lo partorirà a casa proprio perché la sua deve essere una cosa più no, mh, tra virgolette nascosta, diciamo. La dottoressa qua Già ah, Ma avete dei figli albini Certo Sono albini Tesoro Come no e, e quindi sì Lo vedremo Nel prossimo episodio Ragazzi Lo vedremo Nel prossimo episodio Ora sto tremando Perché mi auguro Che non aspetti dei gemelli Vi dico la verità Perché eh, eh, Voglio dire <ride> La casa diventerebbe Un inferno Ragazzi Diventerebbe un vero inferno Comunque Se l'episodio vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace E lasciare un commento Vi ricordo che all'interno Della descrizione del video Potete trovare Tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando ragazzi andate, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente, ma che dico veramente la pena, e ragazzi, ve lo dico sempre, sostenete i vostri youtuber preferiti come potete, mi raccomando, quindi io vi chiedo ancora scusa per la... Durata eccessiva di questi video. Spero di essere riuscita in qualche modo a tagliarli. Eh, insomma, aver fatto in modo che non siano risultati troppo lunghi, ma qualora non fossi riuscita, perché magari eh, non ho voluto tagliare delle parti carine o comunque importanti, ok, ragazzi, veramente scusatemi. Quindi, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata, una buona serata, a seconda il momento in cui guarderete questo episodio, fatemi sapere cosa ne pensate sul Soul Sinners. e non.